L'università a servizio della città è quanto si sono proposti con le loro tesi gli specializzandi nel Master in Scienze Forensi, Criminologia, Investigazione, Security e Intelligence della Sapienza di Roma. La città di Montecatini è stata il laboratorio dove testare nel concreto le riflessioni fatte. A presentare le tesi sono stati Pasqualino Marzico e Erika Rasman, coordinati dal professor Natale Fusaro. Su Montecatini, grazie alla terza edizione dello stage, quest'anno in particolare loro si sono posti degli obiettivi. Uno degli obiettivi era quello che riguardava proprio il problema della ferrovia, il problema delle stazioni di Montecatini, il problema dei passaggi a livello. Questo è stato l'obiettivo sul quale si sono concentrati durante i giorni di stage che sono stati fatti nella città. E praticamente loro hanno notato che in prossimità di questi luoghi si verificavano tutta una serie di situazioni e di eventi che poi comportavano nei cittadini di Montecatini dei convincimenti, e quindi hanno lavorato molto sull'evidenziazione di queste problematiche, di queste difficoltà dovute all'emarginazione, dovute per esempio al fatto che in queste zone ci siano dei casi di spaccio di stupefacenti, ci sia anche la prostituzione, insomma ci sono delle zone di marginalità dove questi fenomeni vengono maggiormente portati a compimento perché non c'è un controllo sociale adeguato. Perché non c'è il controllo sociale? Perché non ci sono le persone, perché questi luoghi diventano luoghi di elezione dove si recano solamente le persone che hanno bisogno o di acquistare una dose di stupefacenti oppure di contrattare una prestazione sessuale con le prostitute. I lavori rimarranno qui nella sede comunale, saranno a disposizione della cittadinanza, il sindaco probabilmente terrà conto attraverso quella che è l'amministrazione comunale di quelle che sono le risultanze di questi lavori, e poi si deciderà se questi lavori potranno dare un contributo a quella che sarà una scelta ovviamente politico-amministrativa. Il master ha dato vita tra l'altro a un'importante novità nell'ambito della sicurezza. Stiamo implementando una figura istituzionale che ormai ha raggiunto un livello tale da poter diventare oggetto anche di riflessione a carattere generale, che è quella del delegato alla sicurezza urbana, che affianca il sindaco nell'attività di sicurezza che riguarda la sua competenza specifica, cioè il concetto amministrativo, ma anche come supporto alla quella che è considerata la sicurezza pubblica, cioè l'ordine e la sicurezza pubblica di competenza delle autorità dello Stato.